parlato con Hamed, viene da un villaggio nel distretto di Belleville che è stato preso dagli islamisti e adesso vive ad Afrin con 3 famiglie e nello stesso appartamento. Ha detto che dormono per terra perché non ci sono abbastanza coperte, lenzuola, materassi e anche il cibo scarseggia. Dove vivono tra i 30 e i 50 rifugiati dei villaggi che sono stati bombardati o da alcune zone periferiche di Afrin. Il posto è un posto di lavoro dove si cuciono vestiti, si respira anche male e qua trovano rifugio, si spostano quando la situazione è più calma nei quartieri periferici di Afrin, tornano nelle loro case, quando ci sono bombardamenti si ritrovano tutti qua e ci sono le difficoltà di vivere qua dentro, al buio e senza acqua e senza un poco cibo. In questa casa vivono 40 persone, sono 5 famiglie di rifugiati dai villaggi. Arrivano originariamente da Capersefe, nella regione di Gendresse, che è stata raggiunta dai bombardamenti. Si sono spostati a Maratè, di nuovo raggiunto dai bombardamenti dell'esercito turco e delle bande jihadiste. Si sono spostati poi qua nella periferia di Afrin, di nuovo raggiunti dai bombardamenti. Adesso hanno trovato questa casa in cui vivono tutti assieme. Ci hanno spiegato che non se ne vogliono andare da Afrin, questa è la loro terra. Qua vogliono vivere, qua stavano costruendo un modello di democrazia e di pace che fino adesso era, funzionava ed era un modello positivo. Tra le altre cose non vogliono andare via perché ci sono ancora dei loro parenti, dei loro figli morti, caduti martiri nei villaggi che non si possono andare a recuperare perché ci sono bombardamenti, ci sono i jihadisti e quindi non intendono andarsene da Afrin. Questa è la situazione nel 52esimo giorno della resistenza.